Via. Ciao carissimo. Eccoci anche qua. A te. Tutto bene? Come no? Meno male, no, perché oggi siamo qui, pronti in questa terra d'esilio, appunto, mi sono stufato qui delle dieci è la famosa terra dei cachi. Anche qui proprio altro che cachi, quindi di peggio. E non voglio più stare in esilio, devo vedere di rimediare. È la terra dei cacasotto. Saluto tutti in nome di Augusto Imperatore del Sacro Romano Impero. Tanto per cominciare. Sì. Ecco, perché io questo saluto lo ripeterò sempre, perché è l'unica, diciamo così, fonte storica di riferimento in cui gli italiani si possono, in un certo senso, inquadrare per poi risalire la Cina, ma... Senti, ma poi sempre a una divinità Prisca. Ah, sì, noi dobbiamo Priapo, riferirci. Certo, anche il nome di Priapo, certamente. Qui siamo, sì. Esatto. E sempre sia lodato il nome del dio Priapo sacramentato. Va bene. Questo va bene. Diciamo che è una adesso, cosa che, e adesso, secondo me, è accettabile. E adesso una per ricominciare, come invitare i nostri amici sempre a elaborare dei limerick. Cosa sono i limerick? Andatelo a vedere, che noi l'abbiamo ampiamente scritto proprio in questi giorni. Sono delle filastrocche di nonsense che però hanno un senso molto profondo e molto recondito. Allora, ne leggiamo uno a caso per dire, ah, ragazzi, svegliateci e mandateci i vostri limerick. La stilista che prese il nome Crizia creò un parfum Bresaola Liquirizia. Da dar sotto le ascelle... Ma le fotomodelle diramarono un fax, questa civizia. Capito? Beh sì, civizia, certo, è vero, civizia, civizia, soprattutto. È un'assonanza magnifica. Ti dirò di più, te ne leggo un'altra. Vai. Mentre che componeva la ginestra, Leopardi tenea chiusa la finestra. Ma il padre Monaldo gli chiese: non hai caldo? E detto fatto riaprì la finestra. Bene, bene, bene. E bravo Monaldo, che voleva la salute del figlio Giacomo Leopardi, giusto? Sì. Che avrebbe dato all'Italia grandi cose. Ve ne leggo un'altra. C'è un onesto bidello di Corfù la cui ragazza, ahimè, non vive più. Vedendo che spasima quella santa fantasima, gli appare sussurriandogli: cucù. Dai. No, già te, mannaggia. E questo, no, e questo vale per la ministra Cancellieri, sì, nota che... avvocato della comunità ebraica italiana. Dunque, allora, ad un pio sacrestano di Spotorno apparì la Madonna nel soggiorno. Questo l'ho letta. Ma il vecchietto distratto la scambiò per un gatto. Poverino. Le fece: Fritz, levati di torno. Povero vecchietto. Questo vado un po' stasera. Queste sono cose idonee alla società italiana di oggi. Bene,
Ecco, questa finisco, questa l'ultima. Beh, un po' di humor non basta mai. Un nobile irritante di Monchiero faceva lunghe corse con l'evriero. Una stolta ragazza gli chiede: ma è di razza? Manco le risponde il vecchio altero. Questo sì. Vabbè, guarda, e allora ritorniamo al dio Priapo. Dio Priapo. Il dio Priapo deve essere sempre. C'era scritto su un'insegna del dio Priapo che guardava, che era, è stato messo a guardia di un giardino. Svicoli pudico dal giardino per non guardare quel che fa virile. Capisco, quel che temi di vedere vorresti intero il culo avere. Dio. Ma noi lo dedichiamo a Nicky Vendola. No, basta. Nicky Vendola, non andare per i giardini dove c'è la statua di Priapo. No. Che c'è scritto questa cosa. Priapo. No, io comunque penso che... Priapo ti prende per un ladro di mele, di giuggiole. Ma io penso che Priapo... Per un ladro di giuggiole ti prende, Nicky. Penso che se Dio prima potesse vedere il tipo come Nicky Vendola, guarda, userà qualcos'altro, un forcone come vai minimo. In brodo di giuggiole, vai in brodo di giuggiole, capito? Allora, veniamo a quel ministro di interni che è prima nominato. È troppo bello, troppo bello. Sì. Vediamo un po'. Scusa un attimo, gli occhiali. M5 5 Stelle, dimissione, il PDL la difende, PD no, detenuti di Serie A e Serie B. Questa era appunto la ministra? Cancellieri. Ex e attualmente ancora avvocato della comunità ebraica italiana. La Cancellieri, nel suo quadro generale di corrotta, di stracorrotta, non poteva che essere ministro della giustizia, perché in una società corrotta la giustizia è gestita dai corrotti. Giusto? Sì, purtroppo. Purtroppo sì. Allora, non solo dai corrotti, ma dai compari. Perché è tutto ovviamente la Cancellieri, che ha preso posizione a favore dei ligresti, lo ha fatto perché i ligresti sono datori di lavoro del figlio, sono stati datori di lavoro del figlio, il quale figlio della Cancellieri va avanti a stipendi di 10 milioni di euro a botta, no? Passa di qui, passa di là. E cosa fa sto figlio qua? Figlio è uno stronzo, no? È uno stronzo, figlio della Cancellieri. Scusa, figlio di 10 milioni di euro, sì, va avanti a milioni di euro, sì, come dirigente di quella di là, tanto non sa fare niente, non sarebbe fare niente. Io lo metterei a pulire i gabinetti, posto che fosse capace di farlo, a un euro al mese. Qui è il Fatto Quotidiano, qui c'è scritto tutto, mamma mia. E la Cancellieri chiaramente si dimette, ecco, ma dovrebbe dimettersi. Ma doveva mandarla a calci in culo subito. Ligresti. Ha messo in libertà la complice Ligresti, fa parte dello stesso giro di affari e di tutti, capito? Della famiglia della Cancellieri. No, attraverso il figlio della Cancellieri. Ho capito, ma truffatore, ragazzi, di primo livello. Chiaro? Ma qui... La Guardia Sigilli, questo è il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano. Sì, no, quindi ha di sopra di sospetto, se per quello, perché fa parte la Guardia Sigilli si mise a disposizione della famiglia del finanziere degli scandali per favorire la scarcerazione della figlia Giulia. Qualsiasi cosa contate su di me. Poi chiamò i dirigenti del DAP. Alfano, inquilino di Don Salvatore, la difende, l'opposizione protesta e le concede. Riferirò in Parlamento. È un giro di affari, no?
e di truffatori, tra cui Angelino Alfano, che è inquilino dell'Ligresti e di cui non paga nessuna lira di affitto. E puoi immaginare. Ma non è il solo a essere affittuario di un palazzo dei Ligresti. No, ma scusami tanto. È chiaro. È in affitto, ma... Io non credo che Alfano paghi l'affitto, Angelino Alfano. Infatti, ma voglio dire, che cosa farà Alfano per Ligresti, domanda? Alfano per Ligresti non fa niente, gliel'ha fatto fare alla Cancellieri, che è socia in affari con Ligresti, il tramite del figlio. Ho capito bene. Adesso alla faccia dei coglioni italiani che credono alle cazzate che gli raccontano. Questo è il dramma. La società italiana attuale, caro Giorgio, è un morso che cammina. Per diffamazione. L'avvocatessa della comunità ebraica mi denunciasse per diffamazione. Ma non lo potrà mai però fare. Però deve venire a casa mia. Parte come femmina ti fa schifo. Quindi non si attacca al cordone. Cosa se la figlia se ce l'ha? Una figlia o una nipote? Sì, perché... No, perché lei non è degna del cordone. È così. Guarda, ma no, se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Al massimo glielo faccio baciare. Eccole qui, guarda. No, dai. Eccole qui. Lo vedo. Ma scusami tanto, Giorgio. Una domanda. Sì. Senti Giorgio, ma qui adesso vorrei una tua risposta sincera come sempre, chiaramente, senza mezzi termini. Io mi domando, allora, l'Italia, abbiamo 60 milioni di abitanti. La società italiana, diciamo per la stragrande maggioranza, è una società morta, rinunciataria, passiva, rassegnata. Come sempre, esatto. Come sempre, ecco. Ma io mi domando. Come sempre, le società sono morte, passive e rinunciatarie, esatto. Non sono sempre state. Ma quello che dico perché io... il ruolo delle società umane non è quella che raccontano questa, a parte il fatto che poi in Italia c'è l'ala protettrice della Chiesa, no? Per cui arriva San Francesco, no? Arriva San Francesco, pregate... pentitevi, baciate il cordone e quant'altro, no? Io ti ho detto, no? Che a proposito di Francesco fa parte del pentimento il bacio del cordone? Esatto, sì. A proposito di Francesco Primo, Primo, un nostro fans mi ha fatto notare che Bergoglio fa rima con Badoglio. Con Badoglio, la stessa razza, vengono dallo stesso ambiente. Esatto. Piemontese uno, piemontese l'altro. No, ma anche dello stesso posto, lì. Anche, sì. Quindi Bergoglio fa assonanza con Badoglio. Il posto dove bruciavano oltretutto quelli che cercavano di ribellarsi, no? I Valdesi, ad esempio. Ah, già, no? Sì, è vero. E lì, in quella zona lì, hanno continuato a bruciare streghe fino alla fine, dirò... che se c'è stato un posto nel mondo dove continuavano a bruciare streghe, era proprio quel posto lì. Allora, la domanda è perché erano tutti stregonizzati o è perché erano tutti assatanati, sadici, che ammazzavano le donne? La domanda resta un punto interrogativo. Mi sa che è la seconda ipotesi. Ma io ti voglio dire di più, caro mio, caro Giorgio. Cioè, qui la situazione è molto grave. Come ho detto più di una volta, lo so, il Bergoglio mi fa la parte proprio del maschio dominante, no? Ti ricordi quando ho detto invito i nostri amici a vedere la fotografia di Benedetto XVI con quella cuffietta da madre badessa, no? Bergoglio Bergoglio è veramente il maschio dominante di Castelre. Oddio santo. Non fateci pensare nient'altro, perché guarda. No. Lasciamo prendere, lasciamo stare. Veniamo dunque. È roba da fumetti. Di questa cancelliera. È roba da fumetti giapponesi.
posso immaginare. Vediamo cosa cancelli di qua allora, andiamo avanti. Va bene. Allora, detto queste cose, io vorrei aggiungere qualcosetta qui che ha scritto il notevole personaggio Marco Travaglio, sempre sui retroscena di questa storia. Il giro è un giro di miliardi. Questo giro di miliardi è di un personaggio che, vedi caso, del tutto casualmente è il figlio della ministra, no, della giustizia. Questo figlio va avanti da una parte all'altra, poi io invito i nostri amici a seguire queste disavventure di questo personaggio, il quale passa da una direzione di un ente a una direzione dell'altra con retribuzione, non ti dico quale, e sempre con la condizione che qualora quella ditta che poi è a carico del popolo italiano, qualora questa ditta venisse venduta, a lui spetta comunque una liquidazione di 10 milioni di euro. Ma queste sono cose che riguardano accordi tra dirigenti, e cioè autentici dirigenti. Il fatto poi che questo dirigente sia figlio della cancellieri, avvocato della comunità ebraica e italiana, è del tutto casuale. In ogni caso, invitiamo i nostri amici, l'articolo è qui. L'articolista è Travaglio, una persona abbastanza conosciuta. Sì. Poi che cosa volete che vi dica? Gli altri hanno tutti preso posizione per la cancellieri. Oh. La cancellieri è buona, il buonismo paga, no? Sì. Questo è il vero buonismo, no? Come dice questo? Il presidente della commissione diritti umani, interventi simili compiuti per carcerati non famosi. Diritti umani. Questa difende i diritti umani. Peccato che poi i diritti umani siano poi quelli di Ligresti e non dei poveracci che incarcerano per avere fatto una scorreggia mentre assistevano alla messa, no? Beh sì. Perché dice assisteva alla messa con i... siccome aveva mangiato dei fagioli ha sparato una scorreggia. Allora, capito? Sacrilegio, lo mettono in galera, chissà quando esce. Mai, già mai. Allora, ma Giorgio, è vero che ti risulta che se almeno si dice che in Italia ci siano 12.000 persone innocenti in galera, può essere? No, di più. Ma il ruolo è questo, no? Allora, il ruolo della giustizia in Italia è da una parte quello di mandare in giro i delinquenti, dall'altra è quella di minacciare le persone oneste. Quando tu sai che, essendo persona onesta, rischi di andare in galera, no, e di aspettare per 15 anni la sentenza di assoluzione, laddove poi nessuno, no, nessuno ti dà i soldi che ti meriti, no, per aver subito questa cosa, a patto che non attacchi a cordone per avere la soluzione, a patto che non attacchi a cordone. Attacchi a cordone. Allora, se attacchi a cordone, la soluzione è immediata. Oh, ma no. non solo, aspetta, ma no, c'hai anche l'indulgenza. Ah, ecco. Non vai nemmeno all'inferno. Oh, Dio mio. Allora senti cosa dicono queste brave persone. Salvatore Ligresti con la compagna Gabriella Fragni, che da anni conosce il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Ah, la compagna. La compagna. Donna, avrà 90 anni, quindi Salvatore Ligresti avrà 150 anni, lei ne ha 90. Antonino Ligresti è il fratello di Salvatore, zio di Giulia Ligresti, che dopo le telefonate con il guardagigigli ha ottenuto la scarcerazione per motivi di salute. Che cazzo, ci sono tanta gente che muore di infarto, no, lei invece è motivi di salute, è stata scarcerata. Ionella Ligresti, figlia di Salvatore e sorella di Giulia, anche lei finisce in carcere per lo scandalo che travolge tutta la famiglia Ligresti.
Allora, io, i nostri amici che sono interessati a conoscere le varie cose dovrebbero anche sapere che è stato scritto un libro una ventina d'anni fa intitolato Omiabedda Madunina, storia dei siciliani a Milano. In realtà i siciliani si identificano a persona sola, l'Igresti. Infatti. Un'intercettazione con il ministro, la compagna di Salvatore Ligresti piange per i familiari in cella. Oh, quanto piangi! Peccato che c'ha 90 anni, perché se no l'andavo a consolare io. Un'altra dura attacco alla Boccassini, ce la piglia con la Boccassini. È la pure! No, okay. ma questa è bella, però. Con un'amica la Fragni evoca un colpo di, niente meno un colpo di Stato per aver messo dentro la famiglia, gli elementi della famiglia di Gresti che dovevano essere messi in galera 50 anni fa, no? Ah. Con un'amica la Fragni evoca un colpo di Stato e si scaglia contro quelli che sono stati capaci di mangiare tutti, dai politici ai manager, lo sappiamo. Avete mangiato tutti, sarebbe bene che rivomitaste tutto quello che avete mangiato. E se potremo farlo, ve lo facciamo fare. Capito? Infilandovi un bastone di scopa nel culo, no? Affinché possiate vomitare quello che vi siete mangiati tutti a scapito del popolo italiano. O sbaglio? Sì, insomma. Capito? Ecco, Manconi, niente meno, leggetevi quello che scrive su Manconi della razza Berlinguer, è una razza speciale, no? Sì. Razza Berlinguer. Il marito Manconi di... fa parte Scusa, della ma... razza Manconi, Berlinguer. Mica il marito di Bianca. Esatto, Bianca. Ma com'è? Bianca, rosso, bianco e verde. Scusa, ma che marito è? Sui generi, siccome è sto marito, non mi capire. No, è cugino e marito, beh, e loro si sposano tra di loro. È una razza. Ah, sono cugini? Razza pura, certo. Ma non è che poi ognuno. Cioè, stanno insieme così e poi. Uno va di qua a dormire, l'altro va di là a dormire, cioè con in compagnia degli altri. Ah, non so dove vanno a dormire, non me ne frega niente. No, però, così si dice, che ne so. Comunque la Berlinguer è pure belloccia, non è detto che no, sia. No, ma infatti, come si chiama? Maurizio Merola lo disse questo fatto qua. Il noto vecchio presentatore TV degli anni 90. Sì. Disse lui. A Giulia concessi domiciliari solo in base alla perizia medica. Cazzo, come se noi non conoscessimo le perizie mediche, no? Ai, qui siamo proprio messi, guarda, ma io non lo so, guarda, qui è sfacciataggine. Ai, signora Longari. Ma qui è sfacciataggine, lo sotto puro, Ma perché? La perizia medica, ma chi la vanno a raccontare, dai? Allora, io vorrei concludere, ritornando al discorso di ieri, che ritengo estremamente importante. Di Gianfranco Piazzesi. E che riguarda una cosa importante che riguarda appunto, come dicevo, no? La storia di certi lingotti d'oro che viaggiavano tranquillamente, beatamente. Abbassa un po' la telecamera di giù. Sotto l'occhio vigile. Sì. Di Licio Gelli. Esatto, il libro di Piazzesi l'ho fatto ieri. Prova a passare un po', la telecamera più giù, poco più giù. Sì, questo è il libro di ieri che abbiamo visto, esatto, di Gianfranco Piazzesi, la caverna dei sette ladri, no? Il titolo, giusto? Esattamente, la caverna dei sette ladri. Editore Maldini Gastoldi del 96. Abbassa un po' la telecamera, Giorgio, che ti vedo a metà testa. Abbassa leggermente la telecamera. Sì, dove avevano inguattato l'oro della banca di Jugoslavia, Banca Centrale Jugoslavia. Adesso leggiamo un pezzettino perché i nostri amici... Almeno, cosa diciamo? Noi facciamo dell'informazione alternativa.
Allora, siccome l'informazione alternativa permette di conoscere il retroscena di quello che succede, almeno che i nostri amici sappiano con che cazzo di delinquenti assolutamente, ancorché perdonati da Madre Chiesa, no? Questo è fuori discussione, perché il principio è fondamentale, no? E se vuoi la soluzione, baci il cordone. Allora, una volta che uno ha baciato il cordone, può fare quello che gli pare, giusto? A scapito di tutti gli altri, a collettività nazionale. Quando andarono a chiedere a quella alto esponente della curia per quale ragione avessero seppellito, no, un notorio delinquente in una cattedrale importante di Santa Madre Chiesa, lui ha risposto: ma noi generalmente permettiamo che venga seppellito nelle nostre cattedrali chi ha fatto del bene a Santa Madre Chiesa, per cui giustamente siamo portati a pensare, ma poi io al momento opportuno, prima di morire, mi pentirò di questo pensiero baciando il primo cordone che mi capita, no? Basta che non sia il cordone di Nicky Vendola, vabbè, sta bene, vabbè. Mamma mia, ci avevo messo male qua. Allora, dice ma noi permettiamo ai benefattori della Chiesa di essere sepolti nelle nostre cattedrali. Megoglioni, no, dice quello, megoglioni. E gli ha permesso, che vuoi fare? Bene, sì, no? Mi chiede di sepolto al cattedrale. Dipende, sì. È un benefattore, no? Cazzo, sai quanti soldi gli ha riciclato allo IOR? De Pedis, quanti milioni e milioni di prodotti provenienti chissà da dove, no? Gli ha riciclati per conto dello IOR? E se vuoi, ma lui aveva baciato il cordone. Ora, il problema si tratta di vedere a chi aveva baciato il cordone. Beh, a Marcinkus, credo. Marcinkus, sì, può essere il tipo. Marcinkus andava tosto. Mi ricorda il tipo, appunto, di Papa Francesco, no? Oh. Era un maschio dominante, Marcinkus, capito? Oh. No. Soprattutto con quel sigaro in bocca, no? Il Marcinkus col sigaro. Oddio. Vabbè, va. Perché voleva copiare Al Capone, no? Beh, i suoi ruoli erano quasi uguali, visto i risultati. No, beh, rispetto Al Capone, che era un personaggio tosto, ci aveva ragione, no? E lui, Marcinkus, disse, mi ricordo di una frase che lui disse, cioè, noi abbiamo fatto il diritto perfetto. Se lo dice lui. Bravo. Diritto perfetto. Marcinkus dichiarò ufficialmente, noi abbiamo fatto il delitto perfetto. Ma verso chi? Ma scusa, verso cosa? Verso chi? In conclusione di una parte, di una buona parte della sua azione economico-finanziaria, lui dichiarò di aver fatto il delitto perfetto. Allora, il delitto perfetto, a mio avviso, contempla la morte di Calvi, no? E poi? La morte di Sindona, quello è il delitto perfetto. Te ne sei persona. Dimenticato uno. Chi? Uno, questo è grave, non devi dimenticartelo. Prima di Sindona chi è morto? Il patriarca di Venezia. Esatto. Il patriarca di Venezia. Vuoi andare a piccare il naso?
vuoi andare a ficcare il naso, dai, ficca naso, rompi scatole, dai. Lì, non la aveva imparato la lezione dei dogi, la lezione dei dogi. Esatto. La lezione di oggi. Veniamo a noi. Sì. Veniamo a noi perché è molto interessante. Abbiamo detto ieri delle disavventure di un certo generale italiano, no? Sì, Majorata. Esatto, il quale scappa con il concorso di chi? Il Vaticano. Esattamente. Sempre il fine è quello di andare in paradiso, certo. La soluzione, baciare sempre il cordone. E poi la soluzione, certo. E sempre. Soprattutto se hai i soldi, perché se hai i soldi... Ma scusa, aveva l'oro, i soldi così, non è il dollaro allora, per la straccia. Allora, lui è scappato dal carcere e c'era una macchina targata Vaticano, esatto, che l'ha portato a Castel Gandolfo, ecco. Regno indiscusso, sì, delle potestà della Santa Trinità. Sì. A San Castel Gandolfo, certo, comanda la Santa Trinità. Ma ci mancherebbe. Allora leggiamo un altro pezzettino di questo importante libro di Gianfranco Piazzesi. Dal 15 gennaio 1934 all'aprile del 1941 il SIM era molto progredito, perché quel bravo personaggio che si chiamava Mario Roatta era riuscito a organizzare qualcosa di molto importante che era parallelo dell'ovra. Allora oggi noi abbiamo ancora un'ovra che funziona con altre persone, che tutto fa perché interessa degli italiani, esatto, ma abbiamo anche gli eredi del SIM, perché Roatta aveva organizzato un SIM perfetto. È inutile che entro nel merito, però alcune cose le devo leggere. Dal 15 gennaio 1994 all'aprile 41 il SIM era molto progredito. Insieme ai cifrari, ai passaporti stranieri, alle chiavi false, alle intercettazioni telefoniche, si erano aggiunte alcune innovazioni davvero importanti. Gli ufficiali addetti allo spionaggio militare erano stati tolti dall'esercito e addestrati a parte finalmente. Poi gli americani, i russi, i cinesi e quant'altro hanno imparato, ma all'origine c'era sempre Roatta in stretto contatto col Vaticano, perché i preti su queste cose non devono essere istruiti, perché quando hanno inventato la confessione l'hanno inventato proprio per avere in mano le informazioni che servivano. Infatti. Occorrevano molti soldi, ma Roatta era riuscito a ottenere i necessari finanziamenti. Gliel'avrei dati anch'io, onestamente. Luigi Alzona, ma qualcuno chissà perché lo chiamava Giovanni, era uno degli agenti costruiti dall'innovatore del SIM. Proveniva dall'esercito e la sua lunga carriera militare non era affatto appariscente. Alzona era nato a Carmen, in Argentina, che strano, nel 1903. Da qualche anno divideva il suo tempo tra Pistoia, mi giunge questo strano nome di questa strana città, e Roma, dove conosceva alti gerarchi, ministri, personaggi potenti come Bottai e Ciano, più volte era stato ricevuto dallo stesso Mussolini. Sbaglio o Bottai e Ciano furono due artefici del 25 luglio? Certo. Ecco. Andiamo avanti. Quando era a Pistoia e non voleva che i pistoiesi lo sapessero, Alzona si ritirava in due stanze dove, secondo te, dove? Da Fognagelli. No, in un convento. Ah, hai capito? E in quale convento? E in quale convento? Un convento classico delle Orsoline. Cazzo, mica scemo però, eh? Beh, che nemmeno sceme sono le Orsoline. No.
Cacchio, con tanto personaggio dovevano fargli la bella festa. Baciare altro i cordoni qua. Ma lui baciava il cordone alle Orsoline. Appunto. Posso immaginare che orgia lì, cari miei. Guarda avanti, che allora, bella storia questa. Qui a Piazzese si è ancora in vita, lo saluto. Lo stesso frequentemente beneficate. Ah. Ai, 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 sempre ai. In onore di Sant'Orsola. Sempre. Sempre. Una delle due stanze conteneva gli apparati radio per ricevere e trasmettere con maggiore tranquillità un vero e proprio professionista. Capito? Chiama le fesse le Orsoline. Licio Gelli, oh, un nome che ho sentito qualche volta. Anch'io. Che era tornato dalla guerra di Spagna il più giovane volontario. Per farsi arruolare aveva persino falsificato la carta d'identità, e ti mai sai quanti l'hanno fatto per potersi arruolare. Ammirava in Alzona la sua prontezza, la sua gentilezza e le sue doti di organizzatore. Il giovane legionario lo aiutò spesso a raccogliere informazioni fra i pistoiesi e a stendere qualche rapporto confidenziale, che passava ovviamente a chi? Vaticano. Alla madre badessa, alla madre badessa. Logico, Vaticano, dai. Sì. Da consegnare croata. Sì. Alzona, croata. A quanto pare Alzona ne rimase soddisfatto. Nei continui viaggi a Roma più volte si fece accompagnare dal giovane amico che conobbe così molti personaggi importanti. Alzona gli diceva: continua, un giorno potresti diventare un dirigente dei nostri servizi segreti o dell'ovra. Sapere è potere, gli diceva Alzona a Licio Gelli, qualora ne avesse avuto bisogno, no, di sapere queste cose. Lo so che è una frase fatta, ma è vera. Un bel giorno Licio Gelli, ma guarda un po' questo personaggio, non mi giunge nuovo questo nome. No. Nel gran tavolo del suo ufficio, alzando il passamano per prendere alcuni fogli di carta, vide che qualcuno vi aveva infilato una busta rossa. Sembra un film giallo. E invece no, è realtà pura. La prese e rimase alcuni secondi indeciso a guardarla. Quando l'aprì vi trovò dentro 10 banconote nuove fiammanti da 1.000 lire. Capito? Le sorprese di Licio Gelli. Dinanzi a questa piccola fortuna anonima e improvvisa si rivolse al protettore. Alzona fu perentorio: tieni questi soldi senza fare tante storie. Alzona, dove sei? Vengo anch'io da te, Alzona. Dimmi dove abiti, ti vengo a trovare. 10 giorni dopo, manco fosse la morettina dei ricchi e poveri che fissava gli appuntamenti e non si faceva mai trovare. Cioè che forse Alzona si fa trovare, Alzona. Penso di sì. 10 giorni dopo Gelli trovò nella tasca dell'impermeabile un'altra busta con 10 biglietti, in più un cartoncino con sopra battuta macchina una frase: oggi alle 18 al secondo piano di via Roma numero 6 troverai la porta socchiusa. E qui siamo nel pieno della ipocondriaca storia di Gelli che mai si possa pensare. Quindi lui, Gelli, un giovane ragazzo, va in questo posto di via Roma, no? Dove c'era quella lettera, manco fosse stata scritta, che ne so, da Sherlock Holmes, no? O da questi qui, no? Ma alle 6:05, oh cazzo, qui siamo precisi, alle 6:05 di quel pomeriggio, in abiti borghesi e con vistosi occhiali scusi, lo scambiassero per un altro,
il bavero dell'impermeabile rialzato e manco fosse, no? E se no, no? E se no, dicevo, Sherlock Holmes, cacchio per racconti. Licio Gelli percorreva lentamente via Roma per non essere riconosciuto. Ma guarda, ci vado anch'io via Roma, ditemi dov'è, ci vado anch'io e dopo ti dico perché. C'era un portone verde, addirittura spalancato, che mostrava un lungo e basso corridoio, con un pavimento di marmo arricchito da alcune statue. Megoglioni. Proprio in fondo al corridoio comparve una ragazza bionda. La folta capigliatura a boccoli, con nella destra una coppa di spumante ricolma, con grandi occhi azzurri che teneva sbarrati come fosse allucinata. Portava lunghe calze di seta e un angicalze nero, e nient'altro. E nient'altro. E però, chissà se Licio Gelli lo andava a riferire alle suore orsoline. Appunto, chissà. È probabile che vadasse a riferire. Certo. Vabbè. La ragazza disse al nuovo venuto: sei quello che aspettano, allora seguimi. Sei quelli che aspettano, credo. Andavo anch'io. Andavo lì. A me una volta mi è capitato. A me è capitato, domani dovevo andare a un convegno che si svolgeva in uno scantinato, dei soliti convegni politici, eccetera, eccetera. E questo scantinato era a lato, c'era una porta, no? Una porticina dove esercitava una brava giovine, no? E io sono passato per andare lì, nel contempo la giovine, pensando che io volessi andare da lei, ha aperto e ho potuto notare effettivamente che la giovine era molto carina e ancorché discinta, se non che preso da un panico, no? Dico, questo a me mi attacca una malattia venerea, dice, vabbè, dice lei vuol venire, no? Dice, sto andando dall'altra parte, ma ti dico anche l'indirizzo, se vuoi, a Corso vicino a Corso Trieste, qui a Roma, quindi tutto chiaro. Dice, no, veramente, ero venuto per andare in un convegno. Andiamo avanti. In una grande sala semibuia altre fanciulle fumavano da lunghi bocchini d'avorio e parlavano a bassa voce. Nella stanza successiva due uomini che portavano occhiali neri sedevano alle scrivanie. E ti immagini che non portassero occhiali neri? Cioè, che spiegano, potevano creare un dubbio, no? Dicevano, sì. C'è gli occhiali neri, dice, no, non hai gli occhiali neri, e poi non se la spia. Tutti e due si presentarono a Gelli come agenti del SIM, fecero anche il nome del tenente Collovai di Cagliari, che era il marito di sua sorella Enza. Marito della sorella di Licio Gelli. Gelli aveva già in famiglia un agente segreto e non lo sapeva. Una volta arruolato nel SIM sarebbe stato inserito nell'esercito col grado di tenente. Questa è la ragione per cui lui poté poi comandare quel famoso treno. Esattamente. Che non era il treno per Yuma, eh. No, era, no. The train for Yuma. For you, è un altro treno, Ma questo Piazzese è un mostro, eh? Sa delle cose che è stato un grandissimo giornalista. Ma certamente. Oltre a quello stipendio, il SIM gli avrebbe aggiunto 5.000 lire al mese esentasse.
È importante esentarsi, perché che credi che solo adesso fanno i pagamenti esentasse, anche all'epoca, no? Appunto. Non sarebbero mancati i rimborsi spese. Le ricevute non erano indispensabili. Ah. Insieme allo stipendio, per quei tempi spropositato, i due agenti avevano invitato il nuovo venuto a dire un po' di maldicenze su Alzona. Gelli non venne a calunniare il suo protettore e l'amico sbucò da una tenda. Roba da film giallo, no? Dove dici, dimmi le porcate di Alzona, e lui dice no, io non lo so, e poi Alzona era nascosto dietro e dice bravo, non mi hai tradito. No, ma Hitchcock dov'eri? Appunto, da questo momento tuonò Alzona, sei nominato ispettore del fascio di Cattero in Montenegro, niente meno che ispettore del fascio. Pure. Forse il più giovane, ma sicuramente il migliore. Ma ti posso io fare domanda? Io verrò con te. Sì. Ma io mi adesso allora io scherzi a parte, Gelli ormai sappiamo chi è stato, sappiamo molte retroscena di questo signore. Ma io, la domanda che io mi faccio. Quel signore come fa a dire, viste le porcate che fece a quei tempi, come fa a definirsi che lui è fascista? Ma io mi domando, ma questo qui, cioè, non, è qui una bestemmia. Ma l'organizzazione politica era quella, no? Sì, ma lui oggi, servizi no, segreti, ti immagini, ma lui oggi dice... Ma ti immagini quanta gente dei servizi segreti è stata operativa, ha fatto il doppio, triplo gioco? Noi non lo sapremo mai. Sì, sì, no, ma lui noi dice... Noi sappiamo il 5%. Ma è verissimo, questo è vero. Ma io mi domando, lui dice oggi, Gelli, che lui... È, dice, ha detto l'interesse c'è anche in rete, non è una cosa che ho detto io, c'è anche in rete. Lui si dichiara che lui è sempre stato fascista e morirà da fascista, ma io mi domando, ma come? Vabbè, ma il fascismo l'ha messo in condizioni di grande vantaggio, che vuoi, questo ragazzo era ragazzo, per quello. Il ragazzo guadagnava quello facendo la spia. Ah. E io ho conosciuto un grande spione, io l'ho conosciuto casualmente perché... Mi è capitato occasione delle mie conoscenze un grande spione che non ha mai rinnegato di essere stato uno spione dell'Ovra, per dire, no? Mm-hmm. Era uno spione dell'Ovra. Quindi, allora, forse il più giovane ma sicuramente il migliore. Io verrò con te, partiremo tra una settimana, dovremo occuparci di cose davvero importanti, forse essenziali per la guerra. Mm-hmm. E le ragazze... Nel nuovo SIM di Roatta anche loro avranno un ruolo che non si può trascurare. Il fatto che un grande investigatore come Gianfranco Piazzesi ci abbia detto queste cose ci dimostra come tutto quello che poi è avvenuto durante la guerra, durante l'occupazione tedesca, durante l'occupazione inglese, durante l'occupazione americana, con tutte queste ragazze che operavano da una parte e dall'altra, sia tutto un qualcosa che bastava che ci fosse un qualcuno che avesse dietro a tutti un sistema di redini che teneva in piedi tutte queste, no, cavalli pazzi, che ci spiega la società italiana con quale si è verificato fino a oggi. Direi di sì, la tua analisi è molto chiara. Alcuni esponenti governativi anche della Repubblica Sociale erano solo marionette nelle mani di questi personaggi e io ne sono perfettamente convinto. Sì, sì, sì. Ma senti un po', ma tu per te non può succedere che Gelli, magari prima che se ne vada dall'altra parte, possa spiattellare delle confessioni da far tremare un po' tutti i palazzi? Io penso che lui quello che doveva dire l'abbia già detto. Tu dici? Sì, sì. Sì, ma soprattutto se devono spiegare per quale ragione se la sono presa con Kapler, che non contava niente, era un poveraccio, non era nulla, se la sono presa fino alla morte con uno come Priebke, che a parte certe ragazzate
che aveva fatto a suo tempo, parlo del 4 giugno 1944, dopo è stato al servizio dei servizi segreti italiani, tant'è vero che lui quando era in galera era un pensionato dell'Ips, allora se la sorpresa con questi contano con i due di briscola. La realtà era quest'altra, è chiaro quindi che tutte le balle che hanno tirato fuori in relazione a queste cose sono servite, comunque sia, anche se non intenzionalmente, servono per coprire tutto il resto. Certo, e infatti si usano personaggi minori per coprire quelli che hanno fatto, insomma, che hanno avuto la regia di certe situazioni. L'abbiamo già detto, no? Il ruolo svolto da Kapler nell'inguattare l'oro italiano, no? A Fortezza. Sì. Allora perché l'hanno carcerato a Kapler e hanno lasciato libero Wolf? Il responsabile nazionale di quanto avvenuto in Italia e attribuibile alla SS era Wolf. Wolf è stato lasciato libero, tranquillo. Semplicemente perché ha venduto Mussolini e gli esponenti del governo della Repubblica Sociale. Certamente. Lui, certamente. Quel compare di Dolman, il suo compare Dolman, no? Sì, è Eugen Dolman. Ne sappiamo, una figura di doppio giochista veramente micidiale. Totale. Hai capito? Allora, che cosa devo dire? Io ho voluto leggere questa cosa per dire che il personaggio Gelli, ancorché coinvolto nello scandalo della P2, è un personaggio che esiste da tempo e la cosiddetta P2 è un nome come un altro, perché non conta un cazzo, è Gelli in se stesso, che avendo a disposizione dell'oro l'ha utilizzato e vedi caso ha trovato un giro di adepti, no? Che vedi caso facevano parte degli alti livelli, degli alti gradi dell'esercito, della guardia di finanza e di quant'altro. Non perché era la P2, che si erano cazzate comunque, ma perché c'aveva l'oro. E con loro ricattava, minacciava e faceva ricatti e sistemava le posizioni carrieristiche di questo o di quell'altro. Questa è la vera verità. Direi di sì. Io vorrei concludere con un altro libro, perché vorrei che gli amici sapessero che noi siamo informati. Abbiamo parlato di Wolf. Le SS italiane. Ricciotti Lazzero, che abitava sul lago di Como a 15 km da casa mia. Mi pare Argenio, in quella zona là, sulla sponda occidentale del lago di Como. Ricciotti Lazzero, che un giorno gli fece una domanda proprio in merito a certi fatti della resistenza, e lui sa cosa mi rispose lui? Mi disse: chiedi a Pisanò che ne sa di più. È fuori discussione. Ne sono convintissimo anch'io. Ma infatti, mi rispose così. Ma questi scrivevano sulle informazioni che avevano. Non può essere preso sul serio questo lavorava, è uno scritturale, questo Ricciotti, è uno scritturale. Perché sì, infatti. Dico solo che il fatto di questo Ricciotti Lazzero che mi rispose in questa maniera, per me fu sorprendente, no? Perché fu un complimento. Ma sì, è stato un complimento, ma è la verità. Certo. Pisanò è stato quello che passo passo, no? Andava a intervistare le persone direttamente interessate e ha avuto una marea di informazioni dirette. Esattamente, ma lui sulla base delle quali, Giorgio, ha fatto un'opera fondamentale, certo, che senza di lui a tutt'oggi ancora non ci sarebbe, è vero. Senza togliere nulla di merito a cosa, come si chiama quell'ultimo autore, che era di parte opposta e adesso ha fatto la fortuna con tutti i libri sugli assassini. Panza ha preso quasi tutto dalla storia della guerra civile in Italia. Sì, lo so,
Ma se me l'ha detto il fratello di Pesaro, me l'ha detto. Giustamente, scusami. Avendo scritto queste cose, tante persone che prima se ne stavano zitte, anche perché francamente per ignoranza se ne guardavano bene di sapere, di informarsi, si sono fatti vive con Panza e hanno raccontato delle cose che a Pisanò non avevano raccontato. Questo, sì, questo sì, è quello, sì, che succede. Ti dico un'altra cosa, tu sai benissimo, questo lo dico non per te, lo dico per chi ci ascolta. Giorgio Pisanò, alla fine degli anni 50, fino agli inizi degli anni 60, girò il centro nord Italia lungo e largo, andando a intervistare preti, esatto, carabinieri, marescialli e anche gente fatta resistenza, che raccolse informazioni incredibili. Certo. Se non ci fosse stato lui, io gli scrissi una volta, no? Quando lui lasciò il movimento sociale, gli dissi, guarda, perché sapevamo benissimo qual era lo scopo, il ruolo e la funzione di quel partito, sì, e gli scrissi, gli dissi, scrivendogli gli dissi, se non ci fosse stato tu, qui nessuno avrebbe scritto un'opera relativa alla guerra civile che si è svolta in Italia in quel biennio. Esatto. E basta. È verissimo. Perché il movimento sociale italiano non l'avrebbe mai scritta, no, mai fatta scrivere. E no, allora, scusa, ma Giampaolo Panza, cosa hai raccolto in più rispetto a Pisanò? Tutto quello che gli hanno riferito i familiari che hanno avuto, leggendo il suo primo libro, sono andati a riferirgli tutto quello che effettivamente è successo. Che nel suo primo libro non c'era, perché lui l'aveva preso quasi interamente da Pisanò. E dopo quindi lui ha aggiornato la situazione. Lui ha aggiornato, cioè noi possiamo dire che Panza è quello che ha aggiornato la storia della guerra civile in Italia di Giorgio Pisanò. Ah, molto bene. Con tutti quegli anni che sono venuti dopo, perché Giorgio Pisanò non poteva sapere certe cose, no, perché non gliel'aveva dette nessuno e non poteva nemmeno andare a cercare i familiari. Io mi ricordo semplicemente il caso dei familiari, perché l'ho notato, mi è rimasto impresso, dei familiari di quel appuntato della polizia che fu fatto fucilare dal sanguinario che poi è diventato fedele della Madonna, che è stato poi, è diventato poi Presidente della Repubblica, Scalfaro. Mm-hmm. E questo povero diavolo di maresciallo di polizia aveva avuto l'incarico di polizia pochi giorni prima che finisse tutto il patatrac. Questo fu fatto fucilare su disposizione del sanguinario Scalfaro, no? Laddove lui non era assolutamente responsabile di nulla, non solo, ma Scalfaro abitava nello stesso palazzo in cui abitava questa famigliola, per cui la famigliola è venuta a sapere per via indiretta, dopo anni, che il padre era stato assassinato per conto di Scalfaro. Accidenti. Da buon devoto della Madonna, perché i devoti della Madonna sono i peggiori assassini, ricordiamocelo. Mettiamo assieme tutte le persone che sono state bruciate da queste persone, vedi quanto vale purtroppo, la devozione alla Madonna. Purtroppo non è tutti torti, chiamano anzi. Purtroppo è la realtà, la realtà della storia, non è purtroppo, è la realtà. Allora sì. Poi finiamo questo discorso, sì, relativo al buon Volfo, siamo già... perché è bene che i nostri amici lo sappiano. Lo ripetiamo, lo prendiamo da questo libro. Ma l'SS Obergruppenführer Karl Wolff, Befehlsmächtiger General der Deutschen Wehrmacht in Italien, negoziando la resa in Svizzera alle spalle di coloro che si illudevano di battersi per una nuova Europa, aveva ottenuto, tra l'altro, in cambio la cancellazione del suo nome dalla lista dei criminali di guerra, preparata dagli anglo-americani assieme a quelli del Feldmaresciallo Albert Kesselring. Mm-hmm. Questa è la ragione per cui Kesselring si è salvato, però nel processo che lui ha fatto
come che lui ha dovuto subire come autodifesa. Stai ben attento che quando l'hanno accusato di avere ordinato la fucilazione di certi partigiani, lui è stato quello che è stato la vera origine del mito dei partigiani, perché lui per difendersi disse dovevamo fucilarli perché erano moltissimi e per difenderci li dovevamo fucilare. Invece non è vero, perché è stato lui che ha detto che i partigiani erano moltissimi laddove i partigiani non esistevano proprio, non c'erano, è tutta una balla inventata da loro signori, no, per giustificare l'invasione dell'Italia, che avallata dal buon Kesselring, il quale in cambio, grazie alle trattative articolate con i vari personaggi dell'OSS, di cui sappiamo l'origine e la destinazione e il fine, oltretutto, aveva trattato con Wolf, è vero, la sua salvezza, a patto che dicesse certe cose, no? Allora, chi ha salvato Wolf? Attenzione, Albert Kesselring, Wilhelm Hassler, capo della Gestapo in Italia, infatti della Gestapo non si è mai sentito parlare. Gestapo, Gestapo, non mi porto a casa. Gestapo, SS, Obersturmbannführer, Herbert Kappler, ecco perché Kappler si è salvato, perché ha trattato per lui il buon Wolf. Ma domanda del fesso, di tanti che potevi salvare hai salvato Kappler? Allora che cosa c'è dietro a questa storia? E allora riprendiamo la questione, la riprendiamo qui, fosse che fosse che dietro alla questione Kappler c'era il fatto che Kappler sapeva dove erano stati inguattati certi lingotti, appunto, ecco, va bene, appunto, oh, e il sospetto sale. Allora aspetta, proprio quello dell'eccidio e fosse ardeatine. Ma non è vero che è dell'eccidio delle fosse ardeatine, perché Kappler non aveva né l'autorità né il grado di poter determinare l'eccidio delle fosse ardeatine. Infatti non è vero che lui determinò, cioè lui da Berlino fu incaricato di seguire quell'ordine, basta. Kappler era un nessuno, ma Kappler certo. Era un nessuno, ripetiamolo 100 volte. Esatto. Wolf, attento. Wolf aveva 44 anni mentre scendeva il crepuscolo sul nazismo ed ancora una vita davanti a sé. Non solo salvò la pelle, ma ricevette anche gli onori di guerra, testimone al Tribunale Internazionale di Norimberga. Fu il solo ufficiale tedesco a conservare sull'uniforme i gradi di generale nazista. Aveva consegnato l'8 marzo 1945 agli americani Ferruccio Parri. E qui vorrei parlare anche del famoso processo Parri, perché Parri fu accusato a suo tempo, nel dopoguerra, da chi di dovere, lo dirò perché ho tutti i documenti, di aver dato ai tedeschi una marea di informazioni. Parri fece causa e ovviamente vinse. Vabbè. Puoi immaginare. E poi, tra il 26 aprile e il 4 maggio, tutte le personalità tedesche e straniere che si trovavano prigioniere all'hotel Praner Wildsee a Toblach Dobbiaco, l'aveva consegnate tutti a loro signori. Sì. Leon Blum, Susnik, il pastore protestante Niemöller, un nipote di Molotov, un parente di Churchill e altri.
e gli alleati gli furono riconoscenti. I capi della divisione italiana della SS, abbandonati a loro stessi, distrussero per tempo o nascosero accuratamente i documenti che riguardavano la loro formazione, per fortuna. Una parte dei volontari, ufficiali e soldati, finì nei campi di concentramento preparati dagli anglo-americani o davanti ai tribunali straordinari, senza gravi conseguenze. Quelli che sono capitati lì, quelli che venivano assassinati sistematicamente dai comunisti e compari, non se ne parla. I rimanenti si dileguò rientrando in silenzio nelle città o nei paesi, o espatriando oltreoceano, o addirittura con un abile salto della quaglia, mettendosi a disposizione di coloro contro i quali avevano combattuto. Lo sappiamo perfettamente, perché quello è stato il movimento di buona parte degli agenti dei servizi segreti tedeschi, a cominciare dal signor Priebke, no? Che artatamente e per coperture di vario genere è stato accusato, adesso che è morto, perché prima, pur tanto vecchio, nessuno aveva il coraggio di, no, affrontarlo o di accusarlo. Bene, Giorgio. Allora... Era la primavera del 1945, quella che, come aveva predetto il Führer, avrebbe dovuto portare alla vittoria finale. Ma le cose erano andate in modo ben diverso, il mondo teutonico non esisteva più. Che senso aveva dunque battersi ancora? Se lo chiedevano loro all'epoca, che poco capivano della storia del mondo, purtroppo. Noi ce lo chiediamo oggi, che sappiamo esattamente come stanno andate le cose e come, certo, stanno le cose. Certo, infatti, si vede anche, e si vede pure come stanno, c'è poco da giudicare. Esattamente. E purtroppo la debolezza umana, sai com'è, la disperazione. No, vabbè, quando tu stai in mezzo poi non puoi capire cosa è successo. No, dopo sì. Non puoi capire, vedi che i capi tradiscono, scusa. Ma sì, e tu ti scoraggi. I primi a tradire sono i capi, quelli che non tradiscono si comportano da coglioni, quindi lui cazzo. Lo so, hai ragione. Hai detto proprio, guarda. Allora senti, io per concludere, beh, vorrei leggere un altro limerick. Per invitare i nostri amici a farne anche loro, perché è facile farli. Va bene. C'è un monaco sul monte Kirishima di cui chissà perché nessuno ha stima. E se chiedi a tizio di fornirne un giudizio, risponde: preferivo quello prima. Vabbè, ne leggo un'altra perché voglio che i nostri amici imparino come si fa a fare i limerick. Una geisha laconica di Kyoto coltivava nel parco fior di loto. Un baldo samurai le chiese: cosa cazzo fai? Gli rispose arrossendo: colmo un vuoto. Basta così. Basta, mamma mia. Vabbè. Senti, carissimo. Allora, ci vediamo alla prossima, perché dobbiamo parlare anche ancora di Siria. Perché sono state le informazioni dalla Siria, insomma, dopo ti dirò domani, ok, ti devo dire assolutamente. Entro o domani o massimo domenica, bisogna che queste cose le diciamo. Sì. Aspetto le conferme e dopo ti dico. Sì. Va bene, allora ti saluto, carissimo. A presto, buonanotte. E stai bene, e mi raccomando, alla prossima. Sì, sempre in gamba. Sì, ciao. Ma soprattutto limerick. Dobbiamo poetare. Sì, abbiamo i limerick da fare. Bisogna fare queste, sì, è molto interessante sollecitare queste cose qua. Sì. Va bene, a presto. Sì. Ciao Giorgio. Ti saluto. Ciao.